Grazie a tutti per essere intervenuti, essere presenti. Niente, io stasera vi parlerò, vi intratterrò con un intervento che segue appunto la tematica, insomma, dell'archeologia in giallo. L'archeologia è sempre un giallo perché diciamo, i metodi che noi utilizziamo, qualsiasi cosa noi ci troviamo a scavare, ad indagare, sono quelli un po' che vediamo utilizzati anche da Sherlock Holmes o da investigatori anche di epoca più recente, cioè ci basiamo fondamentalmente su qualcosa che all'epoca di Sherlock Holmes era molto in voga, cioè sull'idea che piccoli indizi e la conoscenza di anche gli aspetti più reconditi delle scienze naturali, ad esempio i terreni, le ossa, i semi, addirittura i pollini, come fa Elisabetta e Marco Marchesini nel loro laboratorio, possono essere utili a ricostruire cosa è successo nel passato. E quindi anche nel caso, insomma, di altri tipi di evidenze, di contesti archeologici, come possono essere gli abitati, certamente ciò è sempre interessante per la ricostruzione di ciò che è successo. Ovviamente, questi aspetti ricostruttivi, queste scienze applicate appunto all'archeologia, assumono, se vogliamo, un valore più da giallo, più investigativo, quando ci troviamo di fronte a sepolture. A sepolture, di cui appunto sepolture che ovviamente contengono esseri umani, dobbiamo cercare di capire chi sono. Non sapremo magari per la preistoria, non sapremo mai come si chiamavano, né a quale popolo appartenevano, già che non abbiamo fonti scritte. Però possiamo ricostruire il sesso, l'età del defunto, capire come aveva vissuto, cosa mangiava, da dove veniva, se è stato sepolto con un rituale particolare, se è stato ucciso o se invece è morto di cause naturali. Insomma, quando ci troviamo di fronte a uno scheletro o a più scheletri nell'ambito appunto di una sepoltura, certamente questo è quanto più ci avvicina a quella che viene chiamata l'antropologia forense, cioè quello che fanno in sostanza i carabinieri, per esempio, del RIS quando vanno su una scena del delitto. E il caso che vi voglio presentare stasera è quello della Tana della Mussina. Adesso vi dirò dov'è e di cosa si tratta, però diciamo la cosa più importante da sapere è che è un storico che si trova vicino Albinea, che è in provincia di Reggio Emilia, siamo nelle prime colline reggiane, ed è una grotta sepolcrale, una grotta dove sono avvenuti dei riti molto particolari che vi illustrerò. E quella immagine che vedete, spero vediate, Elisabetta, confermami che vedete il PowerPoint, così le Ecco, immagini vediamo la così. copertina. Vediamo la copertina. Sì, è proprio la copertina, sono ancora lì. Proprio dall'interno di questo antro che vedete in questa foto, già, adesso vado avanti, spero che si veda. Già 150 anni fa, grosso modo, cominciarono a emergere i primi resti archeologici e a indagarli fu Gaetano Chierici, che è uno dei padri fondatori della paleontologia, o comunque degli studi di preistoria in Italia. Era un prelato reggiano, a cui noi archeologi dobbiamo tantissimo, perché fu uno dei primissimi a portare di fatto gli studi di preistoria e di archeologia, diciamo, un po' più scientifica rispetto a quello che era un passato in cui l'archeologia era più l'archeologia del bello, se vogliamo, in Italia, e operò soprattutto a Reggio Emilia, fu fondatore di quello che oggi noi conosciamo come Musei Civici di Reggio Emilia.
fu uno degli archeologi più importanti nell'Italia, soprattutto però in Italia settentrionale, proprio durante il periodo dell'Unità d'Italia, un periodo in cui ovviamente gli intellettuali erano impegnati a solo ricostruire la storia per un loro interesse personale, ma anche nel tentativo di dare un'identità storica al nascente popolo italiano. Quindi era anche un obiettivo culturale molto importante. Il caso di Chierici è ancora più interessante perché, pur essendo un uomo del clero, era un acceso evoluzionista. 13 anni prima, nel 1859, Charles Darwin aveva pubblicato L'origine delle specie e 4 anni più tardi L'origine delle specie era stata tradotta in italiano da parte di Giovanni Canestrini a Modena, e Chierici faceva parte di questo gruppo di intellettuali che aveva preso le idee evoluzioniste di Darwin e le aveva appunto portate, le aveva anche messe in pratica nell'attività archeologica e di studioso presso appunto Reggio Emilia. Gaetano Chierici appunto operò soprattutto nel Reggiano, ma anche nel Bresciano. Pensiamo alla, noi archeologi la conosciamo bene, la necropoli di Remedello, nella bassa Bresciana, i primi scavi furono intrapresi proprio da Gaetano Chierici, che quindi travalicava anche i confini provinciali. Diciamo che se voi non siete mai stati al Museo di Reggio Emilia, vi invito, nei Musei Civici di Reggio Emilia, della sezione archeologica ancora mantiene, ha voluto mantenere, questa è una giusta scelta dei curatori del museo, ha voluto mantenere l'allestimento di Chierici, e vi invito ad andarlo a visitare perché è appunto un museo del museo, cioè come nel 1872-73 fu allestito per la prima volta appunto uno di questi musei che contenevano tantissima preistoria. Perché contenevano tantissima preistoria? Perché era importante all'epoca, appunto sull'onda dell'evoluzionismo di Darwin, dare una prospettiva di lungo termine alla storia umana, che non cominciava, diciamo, con una creazione, ma cominciava molto prima, con una storia non biblica, ma una storia umana che aveva appunto un'origine molto più antica. Ed era necessario raccogliere oggetti di tutti i tipi, anche quelli magari meno belli, che l'archeologia fino a quel momento non aveva magari tenuto un po' da parte, frammenti litici, frammenti di ceramica, che non erano belli, ma che avevano un grosso significato dal punto di vista storico. E infatti, se andate a vedere quelle vetrine, le vedrete stracolme di oggetti non belli, certamente, ma molto significativi appunto per la storia umana più remota. C'era la necessità di dimostrare che esisteva una storia molto antica, e certamente più antica di quella che i creazionisti ritenevano. Pertanto, insomma, è quella di Gaetano Chierici è veramente una figura fondamentale per tutti noi, anche studiosi moderni. E fu anche un archeologo molto zelante, molto preciso nel riportare i risultati delle sue ricerche. Tenne diari fondamentali che sono ancora utili nelle nostre ricerche di oggi. Fece rilievi delle varie stratigrafie che trovava sui siti che indagava, molto accurate, dei disegni, anche delle planimetrie che adesso vi mostrerò fra poco, che ci hanno aiutato anche a riprendere queste ricerche anche in epoca più recente. Gaetano Chierici nel 1872, già insomma fermato come archeologo, comincia ad indagare questo sito che si chiama appunto la Tana della Mussina, insieme a Pio Mantovani, il suo collaboratore. Nell'inverno del 1871 e 72, per la precisione. Ora immaginate il
il freddo, il buio, c'erano magari le lanterne molto rudimentali, insomma, e questi due personaggi entravano in questa grotta per effettuare i primi scavi, i primi sondaggi per recuperare materiale appunto dell'uomo preistorico. Prima di dirvi cosa trovò e come lo trovò, parto dalla fine della sua storia, a proposito della Tana della Mussina, di quello che lui scrive, di ciò che ha trovato, perché appunto è attinente col tema della serata. In una pubblicazione del 1872 scrive: Parmi, che essa, cioè si riferisce alla gente che abitava e che frequentava la Tana della Mussina, vi sia entrata solamente per compirvi un rito orribile, quello del sacrificio umano, probabilmente congiunto all'altra ancora più orribile costumanza dell'antropofagia, cioè del cannibalismo. Ora vi dirò, fra un po' vi dirò come mai Chierici arrivò a questa macabra, diciamo, conclusione. Però per dirvi appunto che il tema è questo. Sull'immagine in basso vedete appunto una riproduzione dell'epoca della Tana della Mussina, che è in questa escrescenza rocciosa, in questo buco che vedete in basso a destra, sormontato dal castello di Borzano di Albinea. Siamo proprio nelle prime colline reggiane. Però prima di arrivare a questo, per chi non è familiare con l'archeologia e soprattutto l'archeologia in grotta, perché questo è quanto stiamo parlando stasera, cioè dell'archeologia del sottosuolo, voglio solo, insomma, illustrarvi un minimo quello che è il contesto di questo tipo di studi in ambienti sotterranei così difficili per gli archeologi. E se lo è per noi moderni, per noi archeologi moderni, figuratevi per Gaetano Chierici più di 100 anni fa. È un'archeologia, quella in grotta, che certamente presenta delle caratteristiche peculiari. In primo luogo, le grotte sono difficili, ovviamente, da frequentare, è difficile lavorare all'interno della grotta, non solo per il buio, a volte per l'umidità, talvolta per il freddo. E naturalmente quello che troviamo di manufatti, oggetti archeologici, può essere in stato molto diverso. Ad esempio, in queste foto vedete alcuni degli scavi che abbiamo condotto, o comunque delle indagini nel sottosuolo. Vedete alle volte mandibole umane che risultano concrezionate all'interno, in questo caso, del carbonato di calcio, e quindi è difficile estrarle, è difficile documentarle. Alle volte, come in questo caso, i crani sono stati spostati in epoche successive, perché ovviamente non c'è di solito un grande interro all'interno delle grotte, e quindi il materiale precedentemente deposto viene successivamente manipolato da ulteriori frequentatori delle grotte nel tempo, ma anche dagli animali, non solo umani, e quindi alle volte si trova non imposto, e quindi è difficile poi, è come se trovassimo una scena del delitto completamente alla rinfusa, manipolata da qualcuno che è venuto dopo. Facciamo fatica a ricostruire ovviamente il delitto stesso, e allo stesso modo, scusate, è quello che accade con l'archeologia. Per questo alle volte ci dobbiamo anche servire, spesso a causa degli spazi angusti, di speleologi che ci aiutano in questo lavoro, che sono ovviamente, ci aiutano a ricostruire anche la topografia delle grotte, che spesso è complessa e spesso è anche instabile. Le grotte possono modificarsi nel tempo a causa di crolli, si possono aprire nuovi sifoni, e quindi, insomma, è sicuramente uno degli ambienti più complessi in cui noi possiamo trovarci a lavorare. Però è anche uno di quegli ambienti che, proprio perché può essere pericoloso, può essere, diciamo, più difficile da frequentare anche successivamente alla frequentazione che ci interessa indagare, è anche uno di quei casi in cui possiamo trovare i manufatti alle volte anche meglio conservati. E appunto crani integri come quelli che vedete in queste foto, che non sono prese dalla Tana della Mussina, sono altri casi, è difficile trovarli magari in scavi nella nuda terra.
Le grotte alle volte conservano anche delle preziose stratigrafie che, come vedete in questo caso, ci aiutano a, sono, diciamo, strati che si accumulano nel tempo e ci aiutano a dare una cronologia relativa, cioè a capire cosa è successo prima e cosa è successo dopo. Quindi sono anche dei cardini per noi archeologi dal punto di vista della cronologia. Quindi magari troviamo frequentazioni di lungo periodo all'interno delle grotte. E ce ne sono tanti in Italia che hanno restituito manufatti e contesti archeologici di enorme rilevanza, a cui possiamo poi agganciare ovviamente i dati che provengono da altri tipi di scavi, proprio perché in qualche caso la conservazione in grotta è anche più favorita. Per farvi un esempio, altri esempi, prima di arrivare direttamente alla Tana della Mussina e per testimoniare il fatto che le grotte sono state da sempre utilizzate, qui parliamo di sepolture, quindi anche come luogo di sepoltura da parte dell'uomo preistorico, vi mostro ad esempio il caso delle Arene Candide, dove abbiamo diverse sepolture di diversi periodi. Quella sulla destra, la importantissima sepoltura del cosiddetto principe delle Arene Candide, datata circa 28.000 anni fa. Quindi siamo nel Paleolitico, tra i cacciatori raccoglitori, quindi già i cacciatori raccoglitori del Paleolitico superiore seppellivano i loro morti anche con dei corredi molto particolari. Questo vedete, il principe ha vari oggetti che probabilmente simboleggia, detto principe da noi archeologi moderni e soprattutto perché aveva questo corredo molto ricco. Quindi anche già i cacciatori raccoglitori avevano, diciamo, il loro status simbolo, ovviamente. Poi abbiamo sempre le Arene Candide, anche sepolture neolitiche, quindi di agricoltori e allevatori molto più recenti. Questa è una sepoltura della cultura dei vasi a bocca quadrata, attorno a 4.500 anni fa. Altri casi, andiamo in Italia centrale o comunque in tutta l'area appenninica, abbiamo tantissime grotte utilizzate a scopo sepolcrale. Per esempio la Grotta Patrizi, siamo vicino a Cerveteri, a nord di Roma, dove abbiamo anche qui resti umani e manufatti archeologici, sempre databili al Neolitico medio, con alcuni casi anche qui un po' particolari, potremmo pensare anche un po' macabri, come dei crani trapanati, trapanazioni forse rituali o forse a scopo, diciamo, terapeutico, probabilmente per persone che avevano una pressione endocranica troppo forte, ebbene, i loro crani venivano trapanati e anche talvolta anche curati. Quindi abbiamo casi anche, diciamo, di trattamento sia dei corpi in generale, molto molto particolari dalla preistoria italiana. Ma questi sono solo un paio di casi, giusto per dirvi appunto che l'occupazione delle grotte è di lunghissima durata e non è solo a scopo sepolcrale. Le grotte si utilizzavano anche come ripari anche per gli animali, anche ad uso abitativo in qualche caso, soprattutto nelle fasi più antiche. Venivano utilizzati anche come luoghi di culto, per esempio per le acque sotterranee. Pensate alla grotta di Pertosa nel Salernitano. Grotte templi in qualche modo, grotte santuari come la grotta di Manacora in Gargano. Insomma, i casi sono veramente tantissimi, soprattutto dal territorio italiano che appunto è ricco di carsismo o anche di gessi, come adesso vedremo fra poco, che interessano il caso appunto della Tana della Mussina. Quindi, diciamo, la conformazione del territorio italiano rende questo tipo di contesti molto più numerosi e quindi anche frequentati in varie fasi della preistoria e anche in fasi storiche. Pensate anche, questo giusto per fare una piccola digressione, venivano anche spesso usate le grotte, per esempio, dai falsari o dai banditi, anche in epoca storica e in epoca recente. Quindi veramente le grotte sono uno scrigno di evidenze. Sia archeologiche sia storiche più recenti. Quindi
Quelle che ci interessano nel caso particolare della Tana della Mussina sono le grotte dei Gessi Emiliano-Romagnoli, che nelle ultime settimane sono anche assurti agli onori della cronaca per il fatto che sono diventate patrimonio UNESCO proprio, se non sbaglio, un paio di mesi fa. Quindi, diciamo, è quella dei Gessi Emiliano-Romagnoli, Gessi Messiniani, Gessi Triassici, sono un patrimonio dal punto di vista paesaggistico, culturale, archeologico e storico riconosciuto a livello internazionale. Queste grotte, questi diciamo, gessi, al cui interno appunto si formano diverse cavità naturali, si collocano prevalentemente nell'area della Vennate del Bolognese, ma in qualche caso anche appunto più a ovest. E noi in particolare ci troviamo con la Tana della Mussina proprio nei gessi immediatamente a sud di Reggio Emilia. Qui vedete appunto un esempio di queste cavità naturali che possono anche essere di grandi dimensioni, hanno molto spesso passaggio d'acqua all'interno e quindi sono diciamo dei luoghi, se vogliamo, toni, cioè sotterranei, molto evocativi da tutti i punti di vista e di grande bellezza, di grande valore. Questi, diciamo, si formano diciamo, senza entrare troppo nel tecnico, però, diciamo, per un processo chimico, sedimentario, insieme alle acque marine, e alle volte si può trovare all'interno, appunto, di questi gessi anche dei cristalli, delle mineralizzazioni particolarmente belle anche dal punto di vista mineralogico. Un esempio, visitabile anche, anzi vi invito, insomma, andare a visitare, la grotta del Retiverio. Siamo vicino Brisighella, nel Ravennate. Vedete, questa è una foto presa dall'interno, appunto, di una di queste cavità naturali all'interno dei gessi. Cavità naturali che però, vedete, sono già in questa foto, vedete chiaramente, vi sono delle nicchie artificiali, queste sono probabilmente di età etrusca o romana, quindi utilizzate comunque in epoca storica, antica ma comunque storica, come probabilmente per il culto delle acque, proprio perché c'è percolazione delle acque all'interno dei gessi, e quindi qualche divinità sotterranea, ma anche legata alle acque, veniva qui probabilmente celebrata. Però la grotta del Retiverio è anche una di queste grotte, appunto, all'interno dei gessi, che venne utilizzata come luogo di sepoltura già a partire dall'età del rame, che è, lo vedremo fra poco, anche il periodo in cui la Tana della Mussina viene frequentata per la prima volta. Qui alla Grotta del Retiverio, vedete, si trovavano appunto resti umani, come è appunto frequente, vi dicevo, nelle grotte italiane, ma anche appunto soprattutto in quelle dei gessi Emiliano-Romagnoli. E come vedete, si trovano spesso disarticolati, qui non vedete lo scheletro connesso, ma trovate già delle ossa che sono state manipolate, sono state prelevate da qualche parte, sono state accatastate. E qui notate, non so se lo vedete, se l'avete già notato, però c'è una cosa particolare. Ci sono varie ossa, qua vedete dei femori, delle costole, ossa dei piedi, un bacino, ci sono un paio di mandibole, ma non ci sono i calvari, cioè la parte superiore del cranio. Perché non c'è? Perché alla Grotta del Retiverio era frequente che i crani venissero, anzi quasi sempre, i crani venivano prelevati e portati altrove, utilizzati in altri tipi di rituali da parte di queste popolazioni preistoriche. Perché? Perché il cranio probabilmente rivestiva un ruolo, diciamo, rivestiva era un simbolo particolare, non solo dell'identità del defunto, ma magari degli antenati, poteva anche rappresentare un trofeo, poteva magari essere portato in abitato e utilizzato come totem. Insomma, non sappiamo perché li prelevassero i crani da queste grotte,
i calvari, cioè la parte superiore del cranio, però certamente lo facevano per appunto qualche cerimonia o rituale che però noi, di cui non abbiamo ovviamente traccia. Certamente non traccia scritta perché siamo appunto in epoca preistorica. E associati a questi resti umani abbiamo un'ascia in rame che appunto ci data bene l'utilizzo della grotta del Re Tiberio all'età del rame. E qui vedete appunto come talvolta i resti umani si possano trovare ormai all'interno, il gesso, diciamo, percolando insieme all'acqua, cioè si discioglie con l'acqua, ma poi si deposita anche sopra a questi ossari, a questi mucchi di ossa, inglobandoli quasi come una sorta di stalagmiti che concrezionano le ossa e ci rendono molto difficile il lavoro di archeologo, cioè archeologico, cioè di recupero e documentazione, proprio perché ormai è diventata quasi roccia. E qui vedete appunto dalla grotta del Re Tiberio le manipolazioni, le conformazioni artificiali della grotta, queste nicchie al cui interno furono trovati molti vasetti miniaturistici e alcuni bronzetti votivi etruschi, oltre che a monete romane. Quindi qui vedete che la frequentazione è di lunghissimo periodo, è sempre legata o quasi sempre legata a qualcosa di ultraterreno, sia esso diciamo un aspetto funerario, seppellimento dei morti, o sia esso la devozione nei confronti di qualche divinità o ctonia o delle acque. Un'altra grotta, sempre vicino a quella della Tiberio, è la Tanaccia di Brisighella, come vi dice il nome, vicino al piccolo centro di Brisighella, anche questa frequentata nell'età del rame, lo sappiamo perché c'è questa tipica ceramica che noi definiamo a squame, perché ha questa, se volete, anche brutto aspetto, queste superfici esterne così grezze. In realtà lo facevano apposta, forse anche per, come dire, non che non sapessero fare una ceramica più bella di questa, ma per quella da fuoco, per quella utilizzata come pentole, per quelle per conservare degli orci molto semplici, la superficie esterna veniva lasciata grezza forse anche per facilitare la presa, no? Per evitare che scivolasse il vaso. E però questa è una tipica manifattura appunto dell'età del rame, quindi per noi è molto datante questo tipo di ceramica e siamo diciamo intorno al terzo millennio avanti Cristo. Altri oggetti che si trovano, per esempio la Tanaccia di Brisighella, sono delle asce martello, quindi delle armi o se volete degli oggetti di status symbol tipicamente maschili, tipicamente da guerrieri, in serpentinite, in pietra verde, delle punte di freccia, delle asce che possono non solo essere in pietra ma anche essere in rame e dei pugnaletti. Quindi anche associate a queste ossa che troviamo alla Tanaccia di Brisighella o alla Grotta del Re Tiberio, vedete ci sono anche armi che facevano probabilmente parte dei corredi di alcuni individui, probabilmente maschi, sepolti all'interno di queste cavità naturali. Ora, qui scusate se è una slide un po' scritta, però diciamo è importante mettere a fuoco un concetto fondamentale. Quando noi troviamo una sepoltura o più di una sepoltura o troviamo delle ossa all'interno, sparse all'interno di una grotta, un archeologo si chiede immediatamente se quella grotta e quindi quei resti umani stiano in quella grotta perché quello fosse un luogo di sepoltura o fosse in realtà un luogo di culto. Per farvi un parallelismo, voi pensate, diciamo, alle chiese cristiane, che sono chiaramente un luogo di culto, ma prima dell'epoca napoleonica, e prima delle leggi napoleoniche, all'epoca
All'interno delle chiese o nell'immediate vicinanze della chiesa venivano sepolti dei morti. Quindi in realtà la chiesa era un luogo di culto, ma era anche un luogo di sepoltura, magari non di tutti gli individui della comunità, magari non dei più poveri, magari solo delle classi più abbienti, dell'élite, dei nobili o dei notabili, o semplicemente magari dei finanziatori del clero o dei prelati stessi, ma comunque era anche un luogo di sepoltura. Solo da Napoleone in avanti, si decise di, si stabilì insomma che ci dovesse essere anche vicino alle chiese, ovviamente, un'area cimiteriale che aveva una destinazione d'uso prettamente funeraria, mentre il luogo di culto doveva essere prettamente un luogo di culto. Naturalmente c'erano delle cause, diciamo, dietro questa legge napoleonica, c'era ovviamente un intento di rendere anche più salubri i luoghi di culto. Ma c'era anche appunto l'idea di separare bene le funzioni. Ecco, tornando indietro alla preistoria e quando pensiamo alle grotte, quando ci troviamo dentro le sepolture o comunque dei resti umani, la domanda è: ma questi resti umani stanno dentro un luogo di culto perché quello è un luogo di culto, dato il suo carattere emblematico, sotterraneo, evocativo? E quindi magari ci stanno dei resti umani perché sono pertinenti a degli individui molto particolari, magari solo alcuni guerrieri, magari solo alcuni soggetti particolarmente influenti, importanti delle autorità. Magari ci stanno dei resti umani perché queste grotte sono delle sorte di ossari, quindi non è che servono esattamente per la sepoltura di un individuo, ma magari alloggiano solamente i resti degli antenati. Oppure invece sono dei luoghi di vera e propria sepoltura al cui interno venivano collocati i morti non appena subito dopo, ovviamente, il decesso. Questo è abbastanza importante per noi, a voi magari a chi non è del settore apparirà marginale, però per l'interpretazione non solo del contesto stesso, ma in generale dell'ideologia del periodo che stiamo indagando, in questo specifico caso il terzo millennio avanti Cristo, quindi l'età del rame, è fondamentale capire le distinzioni che queste genti, queste popolazioni facevano delle funzioni di ogni singolo sito. Quindi carattere cultuale, qualcosa dedicato agli dei, magari dei che vivevano nelle profondità della terra, o invece luoghi di sepoltura, o magari tutte e due. Per fare questo bisogna ovviamente guardare le evidenze archeologiche e analizzarle con una certa attenzione, con la dovizia dei dettagli. Allora, per esempio, ci dovremmo chiedere quanti individui ci sono sepolti. Sono tanti e quindi rappresentano un'intera comunità, magari un intero villaggio, o sono pochi e selezionati? Magari ci sono solo dei bambini, ad esempio, e allora già propendiamo per qualcosa di culturale. Se invece ci sono maschi, femmine, adulti e bambini, beh, insomma, sono rappresentativi della comunità dei vivi, allora propenderemo più per qualcosa di funerario. Poi troviamo le sepolture connesse, quindi con lo scheletro ancora bello in ordine, o troviamo dei resti sparsi, e quindi si tratta piuttosto di un ossario, in cui magari troviamo solo le ossa degli antenati e non quelle diciamo, morti freschi. Troviamo delle tracce, per esempio, sulle ossa di manipolazione, di scarnificazione, quindi rituali anche un po' macabri e particolari che ci riportano più a una sfera, del culto piuttosto che, diciamo, al rapporto semplicemente con i morti. Insomma, come vedete, questo è giusto per farvi qualche esempio. Naturalmente ci possono essere varie casistiche, e questo è quello che dobbiamo fare, l'interpretazione del contesto archeologico. E per fare questo dobbiamo fare un po' quello che fanno appunto i RIS o gli antropologi forensi, cioè dobbiamo un po' cercare di vedere nei resti umani che troviamo nelle grotte quello che è successo alla morte e dopo la morte dell'individuo o degli individui. Se ovviamente troviamo il morto in connessione, quindi quello è morto, è stato sepolto, è stato tumulato con della terra, gli archeologi lo trovano e lo trovano ancora, diciamo, composto. Se però è stato manipolato, vuol dire che c'è stata una riapertura. E allora
Questa riapertura e questa manipolazione delle ossa che abbiamo visto nel caso della grotta del Retiberio, per esempio, ma che c'è in quasi tutte le grotte, appunto, avviene poche settimane dopo la sepoltura del defunto, e allora quello fa parte del rituale funebre. È un rito che magari dura per qualche settimana. Questi resti vengono manipolati mesi, anni o poche generazioni dopo? Allora, nel qual caso, sono riti che hanno a che fare con persone che, di cui comunque continuavano ad avere conoscenza perché erano morte magari qualche anno prima o 20 anni prima, magari era il nonno, ecco. Quindi magari sono riti in memoria dei defunti. Se invece questi resti vengono manipolati molte generazioni, se non addirittura secoli dopo, potrebbe invece trattarsi di riti e culti in onore degli antenati, quindi di persone che non si conoscevano direttamente. Noi, i nostri antenati più lontani, non li conosciamo, però, come popolazione moderna, noi altri non veneriamo più i nostri antenati, ma in alcune popolazioni più tradizionali, che ancora oggi al mondo esistono, in alcuni continenti, il culto degli antenati e la continuità tra gli antenati il mondo d'oggi e le popolazioni d'oggi è un legame da sancire con rituali particolari. E probabilmente anche nella preistoria questo era un aspetto importante per queste comunità. Quindi anche qui dovremmo cercare di distinguere tra queste diverse azioni, se sono azioni che avvengono immediatamente dopo la morte, pochi anni dopo o molto tempo dopo. E non è facile, vi assicuro, capirlo. Fatta questa premessa, se volete, un po' così, un po' accademica, vi sembrerà, però pensavo fosse fondamentale per cercare poi di vedere, di guardare adesso alle evidenze della tana della Mussina anche per voi in maniera un po' più consapevole. Se passate appunto dalle parti della tana della Mussina, vi trovate di fronte a quello che sembra un vero e proprio accesso all'inferno, cioè due cavità che emergono dal terreno, che portano attraverso due corridoi poi all'interno di una grotta molto ampia in realtà, cioè non ampia come ambienti, ma diciamo nella sua estensione, dei vari sifoni, veramente estesa. E sembra veramente qualcosa che ti fa entrare al centro della terra non appena sei fuori. L'accesso è piccolo e poi, come vedete, non appena entrati si raggiunge un ambiente piuttosto ampio. Qui vedete uno speleologo all'ingresso, appunto, in un ambiente piuttosto ampio che, come vedremo, sarà importante per la nostra storia. Come vi dicevo, Chierici andò a scavare per la prima volta la Tana della Mussina nell'inverno tra il 1871 e 72. Prese vari appunti, scavò insieme a Pio Mantovani, recuperò diversi oggetti archeologici e diversi resti umani. Fece i primi disegni, qui vedete appunto alcuni di questi oggetti che sono ancora oggi conservati ai Musei Civici di Reggio Emilia, e già capite che si tratta di oggetti, lo capì certamente anche Chierici, manufatti preistorici. Preistorici perché vedete un bellissimo pugnale in selce, vedete delle asce che poi vi farò vedere in fotografia in pietra verde, della ceramica che oggi sappiamo bene essere dell'età del rame, degli oggetti in conchiglia, che probabilmente sono delle decorazioni. Ci sono poi delle macine per macinare, appunto, scusate, dei cereali o altri tipi di sostanze. E ci sono dei resti umani, qui Chierici disegna appunto una mandibola. Guardate gli appunti precisi, le sezioni, i rilievi, gli schizzi che Chierici doveva fare in questo inverno tra il 71 e il 72. Immaginate, con il freddo, arrivava a buio, veniva a buio presto, e si scavava all'interno della grotta. Qui vedete un po' di luce entra, ma quella che vedete in questa immagine è luce artificiale. Immaginatevi lo scavo di Chierici e Mantovani con le lanterne. Quindi già in sé qualcosa di veramente evocativo. Questa è una sezione longitudinale e una planimetria della Tana della Mussina. Noi ci occupiamo solo dell'area all'ingresso, ma come vedete si dipana diverse centinaia di metri e anche su diversi livelli all'interno dei gessi.
queste mappe sono, diciamo, grazie agli speleologi, vedete, insomma, la precisione, la dovizia dei dettagli che ci regalano appunto questi esploratori del sottosuolo. Non sono certo archeologi, o meglio, ci sono alcuni speleologi che sono anche archeologi e viceversa, ma ovviamente questa è un'expertise, che solo degli esperti veramente di grande esperienza possono regalarci. Questa è la prima sala che fu l'oggetto appunto degli scavi di Chierici e vi faccio notare da questa foto, là in fondo c'è l'ingresso, questa conformazione sulla sinistra di gesso all'interno di questo ambiente che forma, al di sopra c'è questa sorta di piano. Quello che Chierici definisce un altare. E nei rilievi di Chierici stessi, che sono secondo me straordinari, guardate la mano dello stesso Chierici, insomma, nel disegno molto chiaro di questo ambiente in pianta, e qui vedete appunto con queste letterine che rappresentano, diciamo, i punti in cui Chierici trovò i manufatti e i resti umani. Qui vedete c'è questo altare che è, appunto nella foto è qui e nel rilievo di Chierici si trova qui. Ora Chierici trovò su questo altare vari manufatti, ma trovò anche qualcosa di particolare, cioè trovò vari carboni, insomma un certo quantitativo di carbone e cenere sopra questo altare e trovò dei pezzi di cranio bruciati. Al contempo trovò altre ossa e mandibole in queste nicchie laterali non bruciate. Queste ossa nelle nicchie non erano bruciate, mentre sopra l'altare c'erano dei pezzi di cranio bruciati, oltre che alcuni manufatti che adesso vi mostrerò. Quindi Chierici dice: se hanno bruciato i crani, o meglio i calvari, quindi la parte superiore del cranio senza la mandibola, e invece le mandibole e il resto delle ossa non sono bruciate, vuol dire che hanno voluto questi frequentatori preistorici della Tana della Mussina bruciare, cuocere, diciamo così, questi crani. E perché cuocere dei crani se non per mangiare, per cibarsi del contenuto di questi crani, cioè del cervello, delle parti molli. Ed ecco perché interpreta questo contesto come antro, come grotta in cui avvennero dei sacrifici umani seguiti da atti di cannibalismo. Secondo Chierici non c'era altra spiegazione appunto, diciamo, aspetto cotto, bruciato di questi crani rispetto al resto dello scheletro, e non lo era, se non quella appunto dell'antropofagia, del cannibalismo. Vedremo poi se gli studi che abbiamo condotto noi moderni, supportano o smentiscono quello che Chierici sosteneva. Questo è un po' del materiale che abbiamo sempre pubblicato con Jan Stirabassi, del Museo di Reggio Emilia, alcuni dei materiali rinvenuti appunto all'interno della grotta. C'è vasellame, quindi pezzi di vasi, chiaramente, ecco, vi ricordate la ceramica squame, ecco, questa brutta con queste diciamo, superfici molto scabrose, ecco, questa non può altro che essere di terzo millennio avanti Cristo, fine quarto, inizio terzo millennio avanti Cristo. Avete delle varie punte, varie punte in osso, quindi oggetti ottenuti da ossa animali, in questo caso, le famose macine per macinare cereali o altre sostanze utili, diciamo, in ciò che si faceva all'interno della grotta. Abbiamo di nuovo le asce in pietra verde, come quelle che abbiamo visto alla Tanaccia di Brisighella. Abbiamo dei pestelli, una lesina in rame, che è importante, ma non ne parleremo stasera perché insomma, ci porterebbe lontano, è fuori tema.
una fuseruola per filare, ma anche un pugnale in selce molto bello che rimanda, per esempio, ad altre sepolture. Queste vengono da Remedello, la necropoli del Bresciano che scavò proprio Chierici in quegli anni. Questo è uno stacco di questa sepoltura di Remedello che fu portato proprio da Chierici nel Museo di Reggio Emilia. Vedete che questa sepoltura ha un pugnale del tutto simile a, torno indietro, quello della Tana della Mussina, quindi lo datiamo molto bene all'età del rame. Sempre da Remedello vengono anche le stesse tipologie di asce in pietra verde, quindi diciamo siamo in un contesto simile, cronologicamente e culturalmente. Le date al carbonio 14 che abbiamo prodotto su resti umani della Tana della Mussina ci danno queste date molto precise tra il 2940 e 2860 avanti Cristo. Quindi assolutamente in linea con quello che la cultura materiale ci suggerisce. Ora veniamo ai resti umani, cioè alla parte più, diciamo, non è che è più interessante delle altre, ma è quella, diciamo, che è più pertinente alla questione del giallo che c'è dietro la Tana della Mussina. Allora, per prima cosa dobbiamo vedere quanti individui ci sono all'interno di questo antro della Mussina. Allora, quello che è stato recuperato da Chierici, da Pio Mantovani, non sarà stato proprio tutto quello che era sepolto lì. Ricordiamoci, scavavano d'inverno, erano al buio, non era uno scavo come quelli che facciamo noi oggi, quindi avranno raccolto, magari qualcosa l'avranno lasciato lì, certamente. Però diciamo che almeno 10 individui all'interno dell'antro ci sono. Noi contiamo, vedete, sono anche abbastanza ben conservate, contiamo i resti e cerchiamo di attribuirli a individui adulti, a bambini, qui vedete alcuni omeri, sinistri e destri, quelli più grandi sono di adulti, magari quelli più robusti di maschi, quelli più gracili di femmine, ma ci sono anche degli omeri più piccoli e questi sono chiaramente di bambini. Quindi abbiamo alla Tana della Mussina sepolti maschi, sepolte femmine, sepolti anche bambini. Quindi non c'è una selezione, non ci sono solo i maschi adulti, non ci sono solo i bambini, ci sono un po' tutte le categorie di individui. Ci sono pochi calvari, ci sono pochi crani. Queste percentuali vi dicono, rispetto ai 10 individui, in sostanza abbiamo solamente 3 crani e 9 mandibole. Quindi in realtà, anche qui dei 10 individui non ci sono tutti gli elementi dello scheletro. Sono un po', diciamo, c'è qualcosa di mancante. Ma soprattutto se guardiamo alle ossa delle mani e dei piedi, o alle ossa del torace, cioè alle costole, le abbiamo veramente sottorappresentate. Questo potrebbe anche essere derivare dal fatto che Chierici e Mantovani, magari le ossa più piccole o più fragili, non le avessero recuperate. Tipicamente quelle appunto di mani e piedi, tutte le frangi, erano magari troppo piccole per portarle in Museo Regio. Però potrebbe anche essere che in realtà alla Tana della Mussina il fatto che manchino le ossa più piccole, quindi quelle delle mani e dei piedi, potrebbe anche essere che quello che questi resti umani all'interno della grotta fossero lì perché quello era fondamentalmente un ossario. Quindi abbiamo queste due ipotesi. Io però propendo più per la prima e adesso vi faccio vedere perché. Io credo che gli individui fossero sepolti alla Tana della Mussina, cioè subito dopo la morte venissero portati lì. Anzi, adesso ve lo dimostrerò. Come vi dicevo, già Chierici aveva notato che su quel famoso altare c'erano pezzi di cranio bruciato. Ed eccoli qua, questi pezzi di cranio. Vedete che sono piatti, ovviamente insomma, il cranio ha una sua teca, più o meno insomma, in piccoli. Se prendete dei piccoli frammenti sembra piatta, poi ha le sue curvature ovviamente. Però vedete che ha questi colori o bianco acceso o bluastro e nerastro. Quando voi mettete, anche solo quando fate un barbecue e lasciate un osso dentro le braci, dopo che vi siete mangiati la costoletta, se lo lasciate lì, prende questo colore bianco calcinato oppure
nero abbrustolito, carbonizzato, e quindi è proprio perché è stato all'interno delle braci. Le ossa che sono state esposte al fuoco presentano appunto queste colorazioni. In realtà, rispetto a quello che diceva Chierici, non ci sono solo frammenti di cranio, ma ci sono anche frammenti di ossa lunghe bruciate. Vedete alcuni pezzi, questo è un omero, qui c'è una diastasi del radio, un femore, che presentano tutti tracce appunto di combustione. Quindi questi resti sono stati bruciati. Qualcuno si potrebbe chiedere se sono stati bruciati volontariamente o magari semplicemente qualcuno ci ha acceso un fuoco sopra e quindi si sono bruciati accidentalmente. Poiché si trovavano però quelli bruciati sopra questa sorta di altare naturale, questa conformazione del gesso, siamo tutti portati a pensare che in realtà questa combustione sia stata intenzionale. Quindi, se no, altrimenti li troveremo un po' in tutta la grotta, invece li troviamo in particolare lì. Ma la cosa particolare è, se voi guardate nell'immagine di sinistra, che le mandibole o i pezzi di mandibola recuperati da Chierici non presentano tracce di bruciature. Quindi la parte bassa del cranio, la mandibola, non è bruciata, non sono bruciate queste mandibole, il resto del cranio invece sì. Il resto dei crani invece sì, e a volte anche le ossa lunghe. E qui, quindi, dal punto di vista dell'osservazione, Chierici aveva osservato giusto, e cioè le mandibole non sono bruciate, i crani sì. Se torniamo alla sua ipotesi, secondo lui era appunto perché si trattava di cannibalismo. Ora, bisogna contestualizzare questa tesi di Chierici, cioè perché Chierici disse che si trattava di cannibalismo. Dunque, lui stesso nel 1872, nell'articolo, supporta appunto la sua tesi citando fonti storiche. Per esempio, parla di Erodoto. Erodoto, famoso etnografo storico greco, diceva che esistevano nel IV secolo a.C. esistevano delle popolazioni di cannibali in Europa, quindi non ci dobbiamo stupire se nel nostro passato più remoto ci fossero popolazioni barbare, selvagge, avrebbe detto Erodoto, e l'avrebbe detto anche Chierici, che facevano uso di rituali così macabri e mangiassero i loro simili. Tant'è che lo stesso Erodoto identifica negli androfagi, come dice la parola stessa, una popolazione USA, appunto, che ha come costume quello di mangiare i propri simili. Quindi esistevano i cannibali, secondo Erodoto, naturalmente. Qualcuno però, che diciamo gli storici, che sono sempre molto critici e vogliono andare a vedere realmente se quello che una fonte antica riporta è vero oppure è una visione distorta, sostengono che, come ben sapete, insomma, tutti, che i greci, quando dovevano parlare di altre popolazioni barbare, dovevano necessariamente attribuirgli qualche carattere selvaggio, perché altrimenti, diciamo, non si sarebbero distinti, come più civili rispetto a queste altre popolazioni. E quindi, diciamo, la storiografia ci impone di vedere in maniera critica queste categorie, anche questi nomi, queste etichette che anche personaggi importanti come Erodoto in antichità utilizzavano. Però potrebbe anche esserci un fondo di verità. Ovviamente non erano giornalisti, non c'era un fact-checking, e quindi dobbiamo fidarci di questi racconti. Un altro che Chierici cita proprio nel suo articolo del 72 è Strabone, il quale nella geografia parla delle popolazioni dell'Irlanda, siamo sempre nel IV secolo a.C., quindi molto dopo l'età del rame. Però, diciamo, è un appiglio che Chierici ha per dire: guardate, anche nell'epoca dei Greci c'erano popolazioni europee che appunto facevano
mangiavano i propri simili. Ed è interessante cosa scrive Strabone, appunto, quando parla dell'Irlanda. Dice: intorno alla Britannia vi sono anche altre isole piccole. Grande è invece Ierne, distesa a nord di essa, più estesa in lunghezza che in larghezza. Su quest'isola non abbiamo niente di sicuro da raccontare, e già questo vi suggerisce niente di sicuro da raccontare, è troppo lontana. Salvo che i suoi abitanti sono più selvaggi dei britanni, antropofagi e grandi mangiatori, convinti che sia una cosa onorevole mangiare i propri padri defunti e pronti a unirsi senza vergogna tanto alle altre donne quanto alle madri e alle sorelle. Quindi non solo il cannibalismo e l'antropofagia, ma c'è un altro tabù terribile che è quello dell'incesto. Quindi le popolazioni dell'Irlanda, secondo Strabone, poco si sa, quasi niente, però si sa che sono cannibali eppure vanno con madri e sorelle. E parla anche degli sciiti e dice: in caso di necessità, durante gli assedi, anche i celti, gli iberi e altre popolazioni vi facessero ricorso al cannibalismo. Quindi, in sostanza, tutti tranne i greci stessi avevano queste pratiche selvagge, d'altra parte erano barbari. Ovviamente, non solo la storiografia, ma anche insomma l'antropologia, la sociologia ha studiato molto questi fenomeni, sia di popolazioni del passato, e quindi andando a vedere criticamente le fonti storiche, quelle scritte, ma anche quelle archeologiche, e andando a vedere poi, questo soprattutto gli antropologi, altre popolazioni anche attuali, che magari vivono uno stadio tecnologico più arretrato del nostro e che hanno mantenuto certe tradizioni più arcaiche per andare a vedere appunto se effettivamente il cannibalismo è ancora praticato oppure no. Quello che però dobbiamo pensare anche al motivo per cui Chierici ci teneva così tanto a esprimere questa tesi del cannibalismo. Ci teneva anche perché, ecco, diciamo, doveva in qualche modo presentare i nostri antenati preistorici effettivamente come popolazioni selvagge, più barbare di noi moderni, noi che dopo l'epoca della ragione, dopo l'illuminismo, siamo assurti a un livello di civiltà molto più elevato, anche se appunto le nostre radici sono di popolazioni più selvagge. Quindi abbiamo, ed ecco perché il suo legame con Darwin, ci siamo evoluti verso uno stadio di civiltà maggiore. Quindi ci sta che i nostri antenati fossero cannibali, ma noi ci siamo emancipati da questo stato di barbarie. Quindi quando lui fa riferimento a Strabone ed Erodoto, lo fa anche in maniera, se vogliamo, ideologica. Noi siamo più civili e quindi siamo anche moralmente, eticamente, superiori rispetto al nostro passato. E però in questa visione del mondo c'è anche, sottende, diciamo, che tutte le popolazioni che ancora nel 1800 si stavano ancora scoprendo, pensate all'Oceania, pensate all'Africa più interna, che magari avevano usi più tradizionali e quindi magari anche il cannibalismo necessariamente dovessero essere uno stadio di civiltà molto inferiore e quindi anche uno stadio morale inferiore e quindi dovessero essere colonizzati e illuminati dagli europei civili. Quindi dietro questa, se volete, questa idea evoluzionista dal selvaggio al barbaro al civile, c'era anche, se volete, un giudizio che giustificava di fatto le imprese coloniali degli europei negli altri continenti del mondo. Gli antropologi, quelli scientifici del XX secolo, sono andati a vedere se effettivamente il cannibalismo sia una pratica poi così comune anche tra le popolazioni moderne appunto più tradizionali, ecco. E negli anni 60 c'era molto interesse, anche già dagli anni 50 e 60, insomma, molto interesse scientifico a documentare il cannibalismo nelle altre popolazioni del mondo.
E c'è addirittura una classificazione dei vari cannibalismi che appunto gli antropologi culturali, gli etnografi andavano ad osservare in altri continenti del mondo. Questa classificazione ha portato anche a chiamare l'esocannibalismo, cioè quando si mangia qualcuno che non è della comunità, o l'endocannibalismo, quando si mangia magari un familiare o qualcuno del villaggio. E interessante in questo articolo del 69 di Shankman, in cui si classifica anche se, diciamo, i resti del defunto mangiato erano bolliti, arrostiti, messi al forno, affumicati, oppure mangiati, diciamo, crudi. Quindi c'è, insomma, veramente una classificazione precisa. Delle forme del cannibalismo in varie popolazioni, vedete i Maori, insomma, ci sono varie popolazioni dell'Oceania, delle Americhe e dell'Africa. Quindi il cannibalismo sì, esisteva, è esistito anche nel XX secolo, naturalmente, anche se ovviamente è una tendenza, diciamo, sempre ad avere minore frequenza. Ora, la visione di Chierici, quindi, era distorta perché lui voleva dimostrare appunto che i nostri antenati preistorici erano selvaggi e noi ci siamo civilizzati, ci siamo emancipati da questo stato, oppure la sua era una visione distorta, appunto, eurocentrica e diciamo post-illuminista, di un passato che forse era diverso, e quindi la sua interpretazione risentiva di questa atmosfera culturale in cui lui viveva, coloniale e quant'altro, o c'è qualcosa di vero? Allora andiamo a vederlo direttamente sui resti umani. Recentemente, insieme appunto agli Amastiravassi, abbiamo dei musei di Reggio Emilia, abbiamo rianalizzato questi resti umani, perché al di là dell'osservazione bruciato o non bruciato, Chierici non fece altre analisi più dettagliate. Ebbene, rianalizzando, insomma, revisionando questi resti, ci siamo imbattuti ad un certo punto in un frammento di mandibola che presentava due evidenti, forse tre, solchi paralleli che noi abbiamo analizzato. Lo vedete, qui li vedete in una fotografia, qui li vedete al microscopio. Sono dei tagli molto rettilinei che non sono moderni, non li ha fatti Chierici mentre scavava con il piccone o con la pala, ma sono antichi. E molto probabilmente, appunto, sono stati fatti subito dopo la morte di questo individuo. Ora, noi archeologi li chiamiamo cut marks, cioè segni di taglio. Qui qualcosa è stato tagliato. Qui è stata fatta un'operazione chirurgica su questa mandibola, su questo individuo. Che tipo di operazione chirurgica? Cosa possiamo ipotizzare? Cosa c'è lì da tagliare? Ebbene, da tagliare lì c'è un muscolo, che è quello che connette anche voi quando, se vi toccate, lo sentite, questo muscolo, che è il massetere, che collega, appunto, tiene insieme, se volete, la mandibola e l'osso temporale. E come vedete, copre sulla vostra guancia, lì c'è appunto quel muscolo che vi consente anche di muovere quella parte del viso, che tiene insieme appunto il calvario, cioè la parte superiore del cranio, e la mandibola. Ora, se voi volete, ammesso che vogliate, spero di no, insomma, però, se voleste separare in un corpo morto, morto fresco, morto da poco, morto non decomposto, queste due parti dovreste assolutamente, necessariamente, recidere il massetere.
E per farlo usereste qualcosa di tagliente. Noi useremmo un bisturi in acciaio, ma nell'età del rame la cosa più tagliente che avevano poteva essere, ad esempio, un pugnale in selce o comunque una punta in questo materiale, che avrebbe lasciato esattamente delle tracce come queste. Non c'è un'altra ragione, almeno a mio modo di vedere, plausibile per tagliare in quel punto. Non c'è qualcos'altro che va tagliato, anche perché questi, qualcuno potrebbe parlare di scarnificazione, ma qui non c'è granché da scarnificare, perché lo sentite voi stessi, se vi toccate sulla guancia, l'osso della mandibola è subito lì sotto il muscolo, non c'è tanto da scarnificare. Quindi, una volta che avete reciso il muscolo, avreste separato la mandibola dal calvario. E allora avreste ottenuto due parti di cranio, e quella, se quella che vi interessava, che vi interessa, è il cranio perché ci volete fare qualche forma di rituale, a quel punto lo avreste disponibile separato dalla mandibola. E qui si spiegherebbe, allora, in parte, si giustificherebbe almeno la prima parte della tesi di Chierici, e cioè che qui qualcosa di macabro è effettivamente stato fatto, cioè prima che questi corpi si decomponessero completamente, e cioè che tutti i tessuti molli si decomponessero, qui era ancora presente un muscolo quando è stata fatta questa operazione chirurgica. Questa operazione appunto è stata fatta, quindi diciamo la cosa è macabra, o meglio, può esserlo se qualcuno è, diciamo, suscettibile. Certamente l'ambiente, se questo è stato fatto effettivamente all'interno della grotta, un ambiente buio, con magari degli odori di una decomposizione, e anche se non in stato avanzato, però insomma era in atto, certamente dava appunto una forma, insomma, non necessariamente, non così ridente, ecco, cioè non è certamente una scena ridente, ha dei tratti macabri. E perché fare questa cosa se non per utilizzare i calvari in qualche forma di rituale legato al fuoco? Certo, perché i pezzi di cranio sono bruciati. Quindi sì, Chierici, io penso, l'abbiamo anche scritto nel volume sulla tana della Mussina, Chierici in parte aveva ragione. È stato fatto qualcosa di particolare con i morti che magari noi oggi non facciamo più. Una sorta di chirurgia, un rituale con dei tratti macabri che prevedeva appunto la separazione e la bruciatura, la combustione di questi crani. Quello che non sapremo mai è se effettivamente il contenuto di questi crani sia stato di fatto mangiato, e quindi se si tratti veramente di cannibalismo. Su questo il giudizio lo dobbiamo sospendere. Ma sul fatto che si sia operato su carne appena morta all'interno di una grotta buia e forse con degli odori un po' spiacevoli, questo certamente sì. Dopodiché, il fatto che noi gli attribuiamo un carattere di macabro o di spiacevole, quello dipende ovviamente sempre anche dal nostro punto di vista. Oggi noi magari riteniamo inaccettabile o spiacevole qualcosa che anche solo qualche generazione fa magari non lo era. Quindi insomma cambiano anche le nostre prospettive, anche da Chierici a noi le prospettive sono cambiate. Quindi ogni volta che noi affrontiamo e interpretiamo un contesto archeologico, non c'è solo l'osservazione e l'evidenza, ma nell'interpretazione c'è anche un po' del nostro modo di pensare,
dei nostri, del milieu, dell'atmosfera culturale, storica che noi stiamo vivendo in quel momento. E secondo me la Tana della Mussina è uno di questi begli esempi anche appunto di ricerche che sono riprese nel tempo, anche rivisitazione di precedenti studi, in questo caso di chierici, sono utili anche a farci riflettere su come l'archeologia non è solo il manufatto, non è solo il contesto, ma è anche l'osservatore, è anche l'archeologo che ci mette un po' del suo. A conferma, in fondo, che questa pratica o del cannibalismo o comunque insomma di una certa dell'utilizzo dei resti umani, anche non totalmente decomposti, durante la preistoria europea, si è poi stata nel tempo anche confermata da altri studi in altri contesti di varie epoche e in varie zone appunto dell'Europa. Ormai gli studiosi parlano in alcuni casi molto apertamente anche di cannibalismo. Ci sono casi appunto in penisola iberica, nei Balcani, nelle isole britanniche, ma anche casi di scarnificazione, per esempio dalla grotta della Scaloria, vicino insomma, sul Tavoliere, tra il Tavoliere e il Gargano, in Italia, in cui vedete appunto ci sono sempre questi cut marks sulle ossa, fatti in questo caso a scarnificare, cioè a togliere tendini, tessuti, molli, muscoli, eccetera, da corpi che non erano ancora chiaramente totalmente decomposti. In caso di Cueva del Toro, insomma, ci sono veramente tanti, tanti, cioè tanti, insomma, ci sono un certo numero di esempi dalla preistoria europea in cui questa pratica è attestata. Addirittura, appunto, a Cueva del Toro ci sono addirittura i cosiddetti skull cap, cioè delle tazze o delle ciotole, se volete, ottenute appunto dalla scarnificazione di crani o pezzi di crani umani utilizzati appunto per bere. E alcuni, proprio a Cueva del Toro, alcuni dei cut marks che vediamo sui resti umani, che in quel caso sono del Neolitico, sono un po' più antichi, assomigliano molto o sono comunque su pezzi della mandibola, di nuovo per recidere appunto il muscolo massetere che tiene insieme appunto mandibola e calvare. Quindi vedete che poi alla fine non c'è solo il caso della Tana della Mussina, ma in fondo questo caso si iscrive in una realtà molto più ampia, durata per molti secoli, se non addirittura millenni, che forse noi oggi, diciamo, certamente noi oggi abbiamo abbandonato, ma che era un carattere peculiare soprattutto di queste popolazioni preistoriche, a cui però noi non dobbiamo dare nessun tipo di, non siamo Strabone, Erodoto o Chierici, non diamo nessun tipo di giudizio morale, anche perché non solo non la sappiamo dettagliare con precisione, non sappiamo ad esempio se la Tana della Mussina effettivamente fossero cannibali o meno, però certamente utilizzavano i resti umani come parte di rituali che forse servivano anche a, come dire, sancire anche i legami all'interno della comunità o per esempio con gli antenati. E quindi insomma qualcosa che era una parte fondante dell'ideologia di quel periodo. E va bene, io direi che finisco qui. Non so se Beta può intervenire o se avete domande anche dal pubblico. Tanto vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto.